Bene amici, ci troviamo con Lorenzo Marone, che è venuto in città qua a Biella, autore della Tentazione di essere felici, e che quest'oggi ha presentato qui alla libreria il suo secondo libro, La tristezza ha il sonno leggero. E perché, Lorenzo, La tristezza ha il sonno leggero? È perché a Napoli si definisce apocondria, è quella tristezza con la quale conviviamo, malessere, malinconia con la quale convivono le persone più sensibili, no? Persone più profonde, sono costrette a convivere con questa malinconia che spesso non si sa da dove arrivi, ed Harry è il protagonista del romanzo, è uno di questi, uno che è molto sensibile e che convive con questa tristezza e cerca di tenerla a bada, di non farla risvegliare troppo spesso attraverso la sua ironia, con una battuta, cercando di vivere con leggerezza, tra virgolette. Harry è nato negli anni 70, quarantenne, uno dei primi figli delle coppie separate e divorziate, eppure sembra un urlo di sofferenza di una generazione intera, al di là della separazione della nostra di generazione. Guarda, io mi sono anche chiesto, ho detto, perché ai miei tempi, insomma, se non l'unico, eravamo in due in classe, no? Non avere il padre a casa. Ecco, io mi sono chiesto se questo dolore di cui parlo fosse ancora attuale, anche perché adesso invece è la consuetudine, insomma, i ragazzi dovrebbero essere più abituati, invece io credo che non sia così, credo che si tratti comunque di un'esperienza che lascia numerose cicatrici e traumi e dei vuoti da colmare, e quindi mi andava di vedere, no? Quella generazione, di andare ad analizzare, andare a capire cosa ne è stata di quella generazione di bambini degli anni 70 che per primi hanno avuto a che fare con il divorzio del 74, cosa sono diventati, cosa sono oggi i quarantenni di oggi, cosa si portano dietro di quell'esperienza. Dal tuo primo libro, La tentazione di essere felici, verrà tratto un film in uscita prossimamente con la regia di Gianni Amelio. È una grande soddisfazione, credo. Eh sì, una grandissima soddisfazione. Il primo libro, insomma, un grande autore come Amelio possa aver tratto ispirazione dalla mia storia, dal personaggio da Cesare, è un qualcosa che mi lusinga, che mi rende felice, fra virgolette, no, felice. È un libro che è stato un anno, quello precedente, pieno di nascite, ecco, diciamo così. Perché sei anche diventato papà. Sono diventato anche papà. E chiudiamo adesso Salone del Libro? Domani sì, domani Salone del Libro, sarò alle 18 a presentare La tentazione leggera insieme con Fabio Genovesi. È una nuova esperienza, il Salone è sempre una grande condivisione, un grande incontro. No? Bene, grazie, e ti auguriamo che tu possa trovarti bene qui a Biella in città. Sei già venuto l'anno scorso, sappiamo che è così, e quindi direi che con Lorenzo Marone è tutto.